Buongiorno Gabriel, benvenuto, grazie mille di aver accettato il nostro invito a questa breve intervista. Raccontaci un po' di te e della tua azienda. Buongiorno Leonardo, per me è veramente un piacere perché siete il miglior riferimento per i serramentisti in Italia in questo momento e noi ne abbiamo cercati, ne abbiamo girati veramente tantissimi. Allora, noi siamo un'azienda che rivende praticamente finestre in PVC, ci occupiamo maggiormente di serramenti. E quindi abbiamo dovuto cercare di formarci continuamente. Il migliore in assoluto, ripeto, è dottor Ambrosi, perché io avevo già addirittura preso il patentino quando ho fatto il corso con lui. Quindi ho imparato tantissimo. Mi ricordo che tu avevi già fatto un corso, avevi già ottenuto un patentino che se non ricordo male era l'EQF4, ma poi sei comunque venuto a fare il nostro corso perché insomma quello di prima non ti aveva soddisfatto appieno. Non è che non mi abbia soddisfatto, però sapevo che c'era ancora tanto da approfondire. E dottor Ambrosi è, ripeto, la figura rappresentativa nel nostro campo. E quindi chi non ha fatto scuola con Ambrosi non si può chiamare serramentista. Grazie, grazie davvero. Ascolta, veniamo al tema caldo del 2021, ovvero lo sconto in fattura. Voi lo applicate, lo proponete ai vostri clienti, come vanno gli affari? Allora, lo sconto in fattura è un'opportunità dal mio punto di vista pazzesca. Cioè, tu pagare una cosa alla metà è difficile che succeda, cioè, capito? Avere proprio il beneficio immediato è un più per la tua azienda. Noi abbiamo iniziato ad applicarlo da quest'anno. L'anno scorso, infatti, abbiamo avuto delle perdite pazzesche. Appunto perché non lo applicavamo. Perché non lo applicavamo? Non avevamo ancora trovato gli agganci giusti, ovvero una piattaforma come la vostra che ci dia proprio tutto l'occorrente per farlo, cioè in pratica fate tutto voi, non facciamo quasi niente, Esatto. ci rimane che firmare e portare i clienti. Tu appoggi ad Easy Transfer, no? Sì, noi utilizziamo Easy Transfer e posso dire che ci troviamo veramente benissimo, è aggiornata continuamente, perciò si vede che c'è dietro un casino di gente che si occupa continuamente di migliorare questa fantastica piattaforma. Siamo veramente felici di avervi trovati, ci riteniamo veramente fortunati, posso dire. Grazie, grazie mille Gabriel. Dimmi quanto ci metti più o meno a caricare una pratica. Guarda, sui 10-15 minuti. Dai, Poi insomma. sono perché va un po' lento, eh. va bene, quindi è molto veloce rispetto ad altre piattaforme. Va bene, se hai Assolutamente. bisogno di assistenza, c'è qualcuno che ti aiuta, che puoi chiamare, che puoi contattare. Assolutamente sì. A volte vi chiamo anche in pausa pranzo, nel momento proprio clou della giornata, e tante volte trovo sempre qualcuno. Tante volte trovo sempre qualcuno anche in pausa pranzo, in orari piuttosto scomodi. Veramente fantastico. Come assistenza, che è la cosa fondamentale in tutto ciò che ci circonda, siete fantastici, veramente. Riarriviamo alla nota dolente. I pagamenti arrivano. Guarda, sui pagamenti posso dire che all'inizio eravamo un po' titubanti, però abbiamo già ricevuto vari pagamenti e un'azienda veramente seria come la vostra è difficile trovarla oggi. Grazie mille. All'inizio bisogna sempre costruire la fiducia, no? Quindi il primo pagamento, quando sei lì che lo aspetti, lo aspetti, lo aspetti, è sempre quello che ti tiene un po' sulle spine. Ma arrivato il primo pagamento, dopo si instaura quella fiducia nella piattaforma, nel sistema, nella procedura, e allora utilizzare la piattaforma diventa un piacere. Va bene, Gabriel, ti sentiresti di consigliare questa piattaforma anche ad altri tuoi colleghi serramentisti? Assolutamente a tutti. Io sinceramente non capisco come possano fare diversamente, cioè senza la piattaforma. Noi ne conosciamo un po' di serramentisti,
Addirittura ci sono tantissimi commercialisti che non ne sanno veramente niente su queste cose qua. Il vostro team ci ha spiegato in tutto e per tutto come a dei bambini piccoli, in modo da comprendere veramente tutte le fasi e non sbagliare assolutamente una virgola. Quindi veramente fantastici, guarda. È vero, è vero. Il nostro riferimento sono sempre i serramentisti, quindi quando facciamo le spiegazioni le facciamo pensando al serramentista, ai problemi che potrebbe avere il serramentista e alle soluzioni che può realmente applicare con le sue forze senza richiedere aiuto a commercialisti, consulenti esterni. Anzi, dirò, ci sono cose che stiamo insegnando noi ai commercialisti. Succede. Va bene, Gabriel, ti ringrazio tantissimo di questa tua testimonianza. Grazie di cuore, veramente a voi.